Ciao ragazzi, questo gelato chetogenico con di base due ingredienti più il terzo, il cioccolato in questo caso, è deliziosissimo. Non mi dilungo oltre, vi spiegherò dopo. Vediamo come si prepara. Dunque, per realizzare il nostro gelato al cioccolato senza latte condensato, abbiamo bisogno di 400 ml di panna da montare, 15 g di cioccolato in polvere, cacao in polvere, scusate, senza zucchero ovviamente, e 50 g di stevia, eritrolo o xilitolo. Queste ultime due dosi sono a piacere, insomma, se vi piace più cioccolatoso o più dolce, insomma, potete variare le dosi. Ora lo montiamo. Ecco, quando ha raggiunto questa consistenza, lo possiamo mettere nel freezer. I gelati che compriamo in commercio, anche quelli dal gelataio con la vaschetta, insomma nel bancone, e quelli delle note marche italiane, contengono sale. A me lasciano sempre il palato secco, ho bisogno di bere. Il sale si mette nei salati. È vero che è un conservante ed è un esaltatore di sapori, è vero, ma va nei salati. Nei dolci ci mettiamo lo zucchero. Vi ho dato la base, è senza latte condensato, pura panna, quindi per noi chetogenici è il must, è d'obbligo. Panna e dolcificante, e poi possiamo mettere nocciole, crema di nocciole, fragole schiacciate, foglie di menta tritate. Possiamo fare di tutti i gusti che vogliamo, insomma, anche alla banana, anche se non è proprio chetogenica la banana, in quel caso io direi di diminuire di molto lo zucchero perché la banana è di per sé già dolce. Insomma, è un gelato veramente cremoso, genuino, soffice, in bocca veramente si scioglie. Provatelo e mi saprete dire. E soprattutto non vi lascia il palato secco che dopo avete bisogno di bere perché non c'è sale. C'è lo zucchero, perché è lo zucchero che si mette nei dolci come esaltatore di sapidità e come conservante. Tende a indurirsi, quindi vi consiglio di conservarlo di mangiarlo nella stessa giornata dopo 4-5 ore di freezer, oppure se lo dovete poi usare nei giorni a venire, toglietelo un 20-30 minuti prima. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, quali gusti avete messo, insomma, al posto del cacao in polvere, sulla base fatta di panna e di dolcificante. Iscrivetevi al canale, lo apprezzerei moltissimo, sto crescendo piano piano. Condividete il video con i vostri amici, per favore. E grazie per il vostro supporto. Ciao!